l'impressione, signore, che stavolta la sua signora si sia proprio seccata. Sembra anche a me. Voglio vedere Gioconda. Ma io voglio vedere Fabio Testi. Ti frega assai di Fabio Testi. Ma mi frega assai a me di Gioconda. Certo, oh. Per te esistono solo De Niro e Fabio Testi. Gioconda sì che mi piace. Nostri sbaciucchiamenti. E allora Marlon Brando? Buono Marlon Brando, Gioconda per arrivare al successo non è mai sceso a compromessi pornografici. Ecco, certo. Gioconda adesso è più grande di Marlon Brando. Sì, sì. E sai che ti dico? Anche più sexy. Ah, Joe Condor che sodomizza Maria Schneider è più sexy. Molto più erotico, certo. Molto, no, molto, so. Molto di più. Ma mi lasci, non c'ho il paracadute. Senti, non c'ho la mutua. Io ho sopportato tutto da te, non ho mai detto niente. Prima ti sei mangiato i soldi miei, poi i soldi tuoi ed io zitta. Ti sei portato a casa i tuoi amici, le tue amanti ed io zitta. Per anni ti sei chiuso in bagno prima di me ed io non ho mai detto niente. Russi, ti tiri addosso le coperte quando dormi, adopri lo stuzzicadenti e Dio sempre zitta. Ma a questo punto, sentirmi dire che Joe Condor è più bravo, più sexy e più erotico di Marlon Brando, ah, questo no, eh? Guarda, io questo non lo sopporto. Io non lo sopporto! Io non lo sopporto! Non lo sopporto, capito? Non lo sopporto! Vuoi tu, Vera de Virzis, prendere per tuo legittimo sposo il qui presente Giancarlo di Santa Severa? Sì. E tu, Giancarlo di Santa Severa, vuoi prendere per tua legittima sposa? No, no, no! Chi è che suggerisce? Silenzio! Vuoi tu, Giancarlo di Santa Severa, prendere per tua legittima sposa la qui presente signorina Vera de Virzis? No. Sì. Sì. Ha detto sì. Zitta, deve dirlo lui. Mamma! La riporto a casa? No, alla solita casa di cura. Bene, signorina. Proceda. Oh, buongiorno! Come vanno le nostre tre malatine? Ancora decise a rifiutare gli uomini? Certo, gli uomini sono una razza differente dalla nostra. Oh, mia. Eh sì, e bisogna avere la forza di farne a meno. E perché no? Perché no? È solo pensiero di incontrarne un altro. Non faccia così, non faccia così. Presto, una pillola. Non faccia l'isterica, sa. Considera positiva la nostra alleanza. Salutare, basta non avere rimpianti. No, nessun rimpianto, siamo felicissime. Abbiamo un lavoro che ci dà l'indipendenza. E se pensiamo agli uomini è solo per apprezzare meglio la nostra libertà. E grazie agli uomini che riusciamo a star bene senza di loro. E beh, contente voi. Basta sapere quello che si vuole e tutto va a posto, credo. Siamo molto grate per tutto quello che fate. Dottore! Mia cara! È venuta a farci gli auguri? Perché? Beh, esattamente un anno fa lasciavamo la sua clinica. Eh già. È vero, oggi celebriamo il nostro anniversario di indipendenza. Perché non viene a bere una coppa di champagne su da noi? Vera, cosa dici? Lo sai che non è possibile. Vera è l'unica che mi preoccupa. Dimentica.
Ci deve scusare, dottore, ma è nel nostro patto. Nessun piede maschile dovrà mai oltrepassare la soglia del nostro appartamento. Champagne! Un anniversario come questo s'annaffia, ragazze mie. Un anno di vita in comune senza contratti, senza scosse, senza storie, merita un ricco brindisi. Certo, alla faccia degli uomini che ci vogliono belle e agghindate per sentirsi potenti. Beviamo agli assenti. A Pietro, a Giovanni, a Maurizio. Evitiamo i dettagli, a tutti. No, no, a tutti no, Basta uno, ragazzi. Dunque, uno, due, tre, io ne ho avuti quattro e non contava nessuno. Quando ho sposato il primo pensavo che contasse il secondo e così via. Insomma, ho sempre abitato con uno e vissuto con un altro. Sempre sposata e sempre sognando di essere libera per quello dopo. E io sempre libera sognando di essere sposata. Guarda, se sognavi un matrimonio come il mio era un incubo. Comunque ormai l'ho perdonato. Come si è generosi quando non si ama più. Ma un uomo tutti i giorni in casa annoia. Conoscete qualcosa che sia divertente tutti i giorni? La cena è pronta. Mo fa deve sta magnata. Beh, come? Brodo e prosciutto anche stasera, ma che cuoca sei? Ah, no, 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 dai ragazzi, a me non mi va più di cucinare, mi ricorda troppo il matrimonio. Però vi ho preparato una torta. Ah, bene, allora niente brodo e invece mangio subito la torta e me la vado a prendere. Cari amici, secondo anno, seconda serie di Porta Aperta. Siamo arrivati all'ottavo numero. Oggi vi faremo... Oh, io non mi ricordo mai come si chiama questo. Bruno De Santis, sì. Che tesoro sei, Simona. Anche le candeline, 12. Una per ogni mese di libertà. Puoi lasciare quel maledetto televisore? No, un momento, aspetta un momento. Possiamo interrompere con un taglio netto, in tronco. Molte quantità di alberi si vanno rapidamente estinguendo. L'unico che si salva è lontano, anche perché se sta vicino bruciano pure quello. Ah, scusatemi, suona alla porta. Presto, un telefono! Ma no! Di qua! Ma non si lasci! Non si passa! E dove va? È permesso! Fermo! Buonasera! Scusate, mi serve un telefono. Il mio telefono è 4. Bisogna di fare una telefonata urgente. Sono il vostro vicino. Una telefonata vitale, sì. Lo sai che non vogliamo uomini in casa? Oh, è entrato a spinta! Ma scusi, lei non era qua dentro prima? Io no, là, no, sto qua. Non è in diretta, è tutto registrato, tutto finto. Ci deve scusare. Sì. Ma gli uomini noi proprio... Se lei permette, io le posso spiegare. Siccome bisogna... Oh, il telefono, posso? Aspetti. Vada di là. Abbiamo altri telefoni. Non ci teniamo affatto ad ascoltare le sue faccende private. Bene. Venga con me. Osservi, mi scusi. Mi sto telefonando addosso, ma faccio subito una telefonata e vado via, Ma io non sapevo che abitassi qui, e tu? No, ma non l'ho mai visto prima. Io invece lo incontro sempre per le scale. C'è una moglie che è uno schiando, una fotomodella. Per forza, voi non incontrate mai nessuno. Fate casa in bottega. Mi parete tre mummie. Tre mummie, mi parete? Se non ti stiamo bene, puoi anche prenderti 15 giorni. Me sta bene. Tanto me state pure abbondanti. Che vorresti dire? Tre donne sole in casa, signor, sono troppe. Si l'ha voluta capire, l'ha capita, ha capito? Caterina? Ah, ma chi lo vuoi far credere, Martina, dai? Lo so bene che mia moglie ti racconta tutto. Ti prego, ti supplico. Ti riprego, ti risupplico. Promettimi di cercarla. E se non vuoi cercarla, trovala! Digli che per me è importante, che per me è vitale. Ma non vitale, vitale con la V, come Vicenza, grazie. Sì, digli di chiamarmi subito a questo numero, sì. Aspetta, Martina! Sì, un attimo, il numero. E certo, chiaro, il numero. Un momento. Che numero... Ha finito? Sì, grazie, ma vorrei... No, non si preoccupi, non è che andiamo in rovina per 50 lire. No, non ha capito, scusi. Siccome io aspetto... Vuole farne un altro. Vorrei sapere il vostro numero di telefono, qual è? No, il nostro numero è segreto. Non glielo possiamo dare, mi dispiace. Allora, 80-80-00. Brava! Grazie! Licenziata! Scusate, spero che mi chiamino presto. Mangiate pure. Non fate complimenti. E beate voi che ci avete fame. Ah, io aspetto qui. Che devo fare? Che fanno in televisione? Perché il problema l'ha preso molto. Un'ossessione. Che non hai saputo? Guarda che quella che è scappata è anche tua moglie, sai? Mica solo la mia. Ride sto cretino. Pronto, sono io, sì! Pronto, Sofia, sono io! Come chi io? Sono Bruno, tuo marito! Ma come? Ma Sofia, che fai? Non mi riconosci? Ma che hai bevuto? Sì, fa le vocine!
Dai, Sofia, ti prego, non fare la stronza! Chi è la signora Sauteri? Sono io. E Sofia. Come Sofia? Mia sorella. Ah, sì? Pronto? Anche mia moglie Ciao, si Sofia. Chiama Sofia. No. No, no, è un nostro vicino, quello che sta presentando adesso il programma alla televisione. Ah, lo stai guardando? Senta, mia sorella dice che lei è molto carina e molto simpatica. Ah, grazie, sì. Dimmi. Ah, sì, passamelo. Pronto? Amore? Eh? Come? Diciamo, tutti i regali che ti ha fatto papà? Dimmeli. Ma che bei regali. Lo so che lo volevi rosso, ma blu è bello lo stesso. Passami Cece adesso. Ciao, amore. Come stai? Glielo mandi un bacino alla zia? Ma come mai non sei ancora a letto? Ma non importa, anche se non hai sonno, a letto ci devi andare lo stesso. Senti, lo sai che i bambini buoni vanno a letto, obbediscono, non fanno i dispetti ai fratellini, eh? Ah no, il bastone lo adoperano solo i bambini cattivi. Hai fatto cadere la nonna. Ma non l'avrei mica fatta apposta. Una corda. Ne vuole un piatto anche lei? Una corda per le scale, ma chi sta? No, grazie, ho sempre odiato il brodo. Allora passami il brodo. Paolo, ma è vero che hai teso una corda per le scale e hai fatto cadere la nonna? Ma ti sembra possibile? Ma... Hai tirato il sassolino sulla fionda. E nonna che cos'è? Eh? Io dico... Ma non si dicono... Io credo che lei abbia bisogno di un calmante. Guardi che non mi fanno niente. Sì, sì. Vado a prendergliene una. Tanto non mi fanno niente, non ho presi a quintali. Sì, lo so che non fa la pipì davvero. Ci metti l'acqua e lui fa la pipì. Senti, passami la mano. No. Sofia, guarda che c'è le figlie. Pronto, signora! Senta, scusi, guardi, abbia pietà, un povero uomo solo, abbandonato dalla sua unica moglie. Eh sì, qui stiamo perdendo tempo con i bambolotti che fanno la pipì, non la fanno la pipì. Mentre a me, mia moglie mi scappa, anch'io ho miei bisogni, ho bisogno che le torni, perché senza di lei sono disperata, capito? Grazie e buonanotte. Dico, due ore. Per me farebbe bene sdraiarsi un momento, è tutto congestionato. Ah. Su, si calmi. Ah, c'ho 8.000 di pressione. Beh, per forza, ha avuto una pompata di adrenalina, più che naturale. Naturale, dice. Sì, è la prima volta che se ne va, sa? Però le altre volte è sempre ritornata, ma stavolta è diverso. Che cosa glielo fa pensare? Ah, grazie. Sì, si è portata via tutto, anche la borsa dell'acqua calda. E siamo in piena estate. Allora, in questo caso, prenda una di queste, è un leggero tranquillante. Giusto per gradire, Senta, mi scusi, io non capisco perché se come sua per... moglie continua così, lei... Ma come perché? Perché Sofia, mia moglie, ha bisogno di me anche se va con un altro. Perché io rappresento il suo sistema solare, tutto a ruota, capito? Sono la sua ruota di scorta, la sicurezza. Fate conto, una specie di capolinea giù per su. Giù per su? Come si suol dirsi? Non vuole provarne almeno una? Guardi, giusto per farla contenta. Tanto gliel'ho detto, a me queste qui non mi fanno niente. Ma cosa fa? Sono troppe. No, non mi fanno niente. Ma... è inutile. Oh, ma questo è proprio partito. Mica possiamo buttarlo fuori di casa così. Ma no. Ma se cominciamo con l'eccezione è finita. Sai, oggi uno, domani un altro, poi un terzo, magari un quarto. E prima che te ne accorgi, addio libertà. Sì, hai ragione, ma questo non si comporta come un uomo. Non vedi? Sembra un bambino. Ragazze, stiamo attenti ai bambini, vero? Sono i più pericolosi. Una tattica del maschio. Quando in crisi si trasforma da aggressore in vittima. Il lupo che si traveste da cucciolo. Ma attenzione, morde lo stesso. Le chiavi! Ma che va via davvero? Ma cosa sta facendo? Aspetti almeno fino a domani e... Beh, ti lo vedi! Ciccietti Caterina è come San Pietro, a decisione presa non torna indietro. Caterina! Se l'ha voluta capire, l'ha capita, capito? Capito. Pronto? C'è mio marito. Sono la moglie di Bruno. Ma lei chi è, scusi? Ah, una delle nostre vicine. Quelle della boutique. Bruno! Bruno! Sua moglie al telefono! Sua moglie al telefono! Sua moglie! Oh, Bruno, si svegli, faccio uno sforzo. Ma che fa? Dorme. Allora lo lasci pure dormire. No, 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 signora. Viene subito, aspetti, aspetti un attimo. Viene subito. Sì, va bene, aspetti. Su, su. Oh, ecco. Per una moglie che sta scappando con un amante, sentire un marito che russa è una vera provocazione. Allora, se sei tanto superiore alla nostra separazione, vediamo un po' come reagisci a questo. Sì. Una volta tanto qualcuna ci vendica. Sofia. Sofia. Sofia! Sofia! È Sofia! Era chiusa! Dove? Dove corrono? Sono tutti pazzi, ma dove corrono? Lo sai
mi dai una mano? Dove ti sarà cacciata? Io voglio sapere dove si è cacciata da chi? Da Mario, da Emilio. Da Ermanno! Ma sì, da Ermanno! Come non ci ho pensato prima! Brutto lurido maiale! Porco maledetto! Ciao! Ma com'è non la pasta liscia, sa? Me la pagherà cara! Ma l'ho fatto, io ordinavo la sola pasta e fagioli! Mi faccia passare! Dove sta Ermanno? Il signore è a letto con la... Lo so, la... che a letto, mi lasci! Mi lasci! Il signore a letto con la... Con la signora, la... mia moglie, si tolga! Ma che vuoi? È lì sotto! No, no, guarda che ti sbagli, non c'è... È a letto con la tibia rotta, la tibia rotta! Ma che urli? Era già rotta, no? Sì! E allora? È tibia rotta! Il gas! Dio, apri la mio finestra, mio. Apri. Vedi che avevo ragione, sentivo puzza di gas. Dai, tiralo fuori. Piano, piano. Beh, ma dove lo metti? Respira. Dove? Trasciniamolo. Dai, è chiusa la chiavetta. Trasciniamolo. Si può... L'è chiusa? Sì, ecco. Di là. Sta respirando, questa è la cosa più importante. Avanti. Questo è l'armadio, portiamolo di là. Per fortuna l'avevamo previsto, se no... 3 anni fa, quando ho provato io con il gas, mi hanno portato in camera di rianimazione. Sì, sì. Dai, apri la porta, apri sì. la porta. No, è un altro no. armadio. Allora, ma dove l'hanno messa questa camera da letto accidente, gli architetti? No. Vado a vedere di qua. E di là? Eccola. Oh, meno male. Dai. E invece, quell'altra volta che mi sono tagliata le vene, mi hanno portato all'ospedale. Chi è? Scusate il disturbo, ma qua la bolletta non è stata pagata. O pagate o stacco il gas. Sofia. Amore. Amore mio, Sofia. Guarda. Amore. Perché non ci stavi respirando? Amore, mio bello, ti aspettavo da tanto, amore mio, Sofia. Allora, dottore, è salvo? Per un pelo. Ma non lei, io volevo dire lui. Lui? Lui sì, però in uno stato di depressione acuta bisogna fare qualcosa. A famiglia, parenti, bisogna avvisare subito. Io non saprei chi. La moglie lo ha lasciato, per questo stava suicidandosi. Certe donne meriterebbero di essere uomini. Beh... Però non si può lasciarlo così. Bisogna fare qualcosa. Portiamolo in ospedale. Ma no, è troppo conosciuto. Sarebbe uno scandalo. Sì. È scappata con Jack. Con Jack! Ma sì, come ho fatto a non pensarci prima? Con Jack! Oddio! 7725... Oddio, non me lo ricordo! Sì, me lo sono ricordato! 257706... Pronto, Martina? Adesso lo so con chi è scappata Sofia. Sofia è scappata con Jack. L'ho capito. Ma no, che Jack? E allora con chi? Ma non lo so, uffa. Quante volte te lo devo dire che non lo so? E io invece sono sicuro che in questo momento Sofia sta a letto con Jack. Me lo sento. E ti sbagli. Con Jack, no. Ma se non sai dov'è, come fai a sapere che non ci sta? Ma lo so perché Jack è qui a letto con me. Hello, Bruno. Non sta con Jack. Non sta con Jack. Meno male. Non sta con Jack. Così adesso lei si riposa un po'. Sì, grazie. Ma se non sta con Jack, con chi sta allora? Con uno che non conosco? Sì. No. No, no. No. Con uno che non conosco, no. Con uno che non conosco, no! Non lo sopporto! No! Faccio una pazzia! Maniglia di merda! Oh là là! Lo so io! Senta! Mi lasci! Senta, lei si ferma! Non lo fa! Mi lasci! Lei non sa quello che fa! E se poi lo fa, si può pentire, la prego! Vado di fretta! Lei non sa chi sono io! Salvatore! È così! Sì, sono il suo salvatore! Io sono il suo salvatore, sono io! Salvatore! Sì! No! Salvatore! È scappata con Salvatore! Ah, ma come non ti salva Salvatore? È qui! È non qui, c'è, non dire di no, so che è qui! Caro Salvatore, come no, non ti salva? No, in camera da letto, no! Lo sapevo, sempre il solito zuccone. Io ti ci lascerei laggiù, guarda un po'.
E tu non dire niente, sa? Te l'avevo detto di non entrare, sto facendo riparare il pavimento. Ripara, ripara. Ma non capisco. A me sembra che venga da quella parte. Che aspettate? Non perdiamo tempo. Potrebbe essere troppo tardi. Andiamo, su, Vera. Un'operazione chirurgica. Mi asporto un rene, un polmone, un braccio, non lo so. Comunque, un'operazione necessaria. Non posso dormire in questo letto che ho diviso con lei. Lo devo dividere. Lo devo distruggere, distruggere, distruggere. E Betty? Betty è negozio. D'altronde qualcuna di noi deve pur lavorare, no? Dorma, Bruno. Non si preoccupi. Restiamo noi con lei. Che ce la fa? Visto. Ecco, sì. Bravissimo. Adesso da solo, eh? Solo? Sì. Andiamo. Come farei senza le mie fatine? Su. Grazie. Ecco, io avrei preparato qualche cosina per la colazione. Ah, vedo che sei tornata in cucina, finalmente. No! Mi sono murato vivo! A presente le Clarisse? Beh, sto in clausura! Forza, Bruno! È tardi, devo andare in televisione! Prima voglio sapere perché mi ha lasciato! Su, basta adesso, sia uomo! Appunto, sono un uomo! E non mi manca niente di quello che c'ho! Non potrei chiedere di più! Allora perché pretenderlo? Eh? Chi è? Guarda, petto villoso, sì! E bicipiti! No? No. Sì, un fusto non sono mai stato, magari un po' magrolino. Allora perché sei andata? Perché mi ha lasciato? Disgraziata. Perché te ne sei andata? Si ricordi, morto un papa se ne fa un altro. Ma io volevo bene a quello lì. Senta, quando si cade da cavallo bisogna subito risalire in sella, se no non si risale più. Ma che dice, che ha bevuto? Beh, insomma, chiodo, scaccia chiodo. E la gatta presciolosa fece i gattini ciechi. Ma cosa vuol dire? Che c'entra? C'entra, perché se a me mi gira, ma lo sai io che faccio? Che fai? Tu non fai niente, non fai niente, perché se lei ti ha lasciato la colpa è anche tua. Tanto va la gatta al lardo. Ah, pure tu? Non hai saputo impostare il rapporto. Gli hai mai fatto mancare niente? No. Sei sempre stato gentile, affettuoso, premuroso con lei? Sì. L'hai mai tradita? No. Ah, beh, ecco perché ti ha lasciato. Ah, sì? Beh, allora è un po' stronza. È anche un po' mignotta, no? Volendo. Bruno? Il vestito? Bruno? Eccolo. Ma no, questo se lo mette lei, non va bene. Sofia diceva sempre che per la televisione quello... Sono sicura che sua moglie sarà bravissima a spogliarli, gli uomini. Ma a vestirli lasci fare a me. In questo ho una certa esperienza. Grazie. Ecco. Grazie. Bruno!
televisione, lavorare, essere all'altezza della situazione. Sì, all'altezza. Ma, ce la farò. Sì, sì, ce la farò. Sì. Calma, calma e sangue freddo, innanzitutto. Il mestiere, il mestiere. Certo, mi aiuterà il mestiere. Devo essere freddo e presente a me stesso. Vai, Bruno, sicuro di te. Nervi a posto. Self control. I pensieri bisogna lasciarli a casa. Una volta davanti al video bisogna essere disinvolti, allegri e pieni di vitalità. Attenzione! 15 secondi. Bruno. 15 secondi. 15 Bruno. Anni. 15 Bruno. Secoli. Bruno. Che Bruno. Differenza fa? È sempre tempo perso. Sofia, solo il tempo che ho vissuto con te è quello che conta. Anima di strana, anima mia. Accidenti! Ma che fa? Siamo in trasmissione! Già, salve. Benvenuti alla nostra nona puntata della seconda serie di questa trasmissione che non mi ricordo come si intitola, tanto voi lo sapete di che si tratta. È scritto là, porta aperta, porta aperta. Che per me è una trasmissione schifosissima, ma comunque devo campare, non mandava di farlo. Suonano alla porta. Vediamo quali sono gli ospiti di questa puntata di Porta Aperta. Gli ospiti, tu palle. A me che me... vabbè, senza maniglia. Silenzio. Adesso. Avanti. Vabbè, la porta aperta non si è aperta. Scusate, sono cose che capitano in trasmissione in diretta. Vengino, professori, mi imperi di qui. Scusate, ma sa, sono io un po'... Prego. Ecco qua, siamo qua. Gli ospiti di questa nostra nona puntata sono il professor Colli Pedretti e la professoressa Dorothy Smith, esperta in educazione sessuale. Prego, professore, se si vuole accomodare. Anche lei, professore, non faccia complimenti. Che fa? Mi scusi, sa? Sono cose che capitano in trasmissioni che vanno in diretta come la nostra. Mi si metta a suo agio, professoressa. Anche lei, professore. Posso offrirvi un cordiale, un cicchetto, eh? Sì, bene. Me lo reggio un attimo, per favore. Scusi. Ecco qua. A lei. Prego. Grazie. Ma che fa? Vabbè, ma lei scusi, mi porge... dunque, cari amici, i nostri due professori sono... vabbè. Ecco, io senza indugio passerei immediatamente la linea al professor Colli Pedretti. Dì a me. I problemi dell'educazione sessuale nelle scuole... Che? Sì? Noi siamo convinti che a monte della maggior parte delle crisi coniugali del nostro tempo sta un'assoluta mancanza di educazione sessuale. È sicuro di quello che dici? No, è la psicologia moderna. C'è qui un'insigne pedagogista sessuologa, cioè la professoressa Smith. Mi può correggere se sbaglio? Grazie. L'educazione sessuale del bambino, come ho scritto il mio libro Puer Sexuatis, devi esplicarsi nella forma dell'attività ludica del bambino. I primi rudimenti, per esempio, possono essere offerti dell'ingenua forma letteraria come la filastrocca. Filastrocca! Filastrocca! Posso leggere un pezzo? Se vuole, se le fa piacere. La mia bella mammina ha una fessorina. Il mio caro paparino ha invece un pistolino. Quando la fesserina incontra il pistolino, in capo a 9 mesi arriva un bel bambino. Perfetta, immediata, incisiva. No, guardi, scusi professoressa, ma guardi, io non sono assolutamente d'accordo. Io non sono d'accordo perché la terminologia soprattutto, fessurina, pistolino, minimizza, è riduttiva. Ma che facciamo? Ai bambini insegniamo le bugie. Ma che cacchio di educazione sessuale è, scusi? Se lei ci tiene a saperlo, professoressa, io non ci ho fatto un pistolino. Io non voglio sapere queste cose, scusi, sono cose che non mi riguardano. E a me mi riguardano, io non accetto il pistolino. Diamo a Cesare quello che è di Cesare. Guardi, lei non può dire niente per una trasmissione così delicata. La terminologia è stata concordata col ministro della pubblica istruzione. Sì, i testi sono siglati dal ministro in persona. E se il ministro ci sta al pistolino, io non ci sto. Cari bambini,
La vostra mammina, oltre ad avere gli occhi belli, i capelli profumati e la bocca che sorride e tante altre cose bellissime che voi conoscete, nasconde un segreto, un dolcissimo segreto. Una cosa bellissima, come chiamarla? Una magnifica... Una magnifica... Una! Magnifica! Lo sapevo, proprio te. Ammazza, favoloso. Che uomo. A me quelli della TV mi piacciono tutti, ma Bruno De Santis mi piace più degli altri, perché è audace, ardito. Me lo farei subito. Ah, se lo incontro non lo perdono, eh. Sospeso per comportamento indegno. Sospeso a divinis. E che sono, Monsignor Lefebvre? E io non ho ordinato nessun sacerdote. Non ho ordinato neanche un cappuccino. Sempre lì c'ho il mio dovere. Ah, che bello però. Adesso potrò rovinarmi, abbrutirmi. Eccomi arrivato. Il mostro della Rai. Sì, sono abbrutito tutto il tempo per ridurmi come un mastro, quasi. Mr. Hyde e dottor Jack, il drago, sì, sono abbrutito, faccio schifo. Buongiorno, dottore. Buongiorno, sono abbrutito, faccio schifo, sono abbrutito, sì, alcol e droga, ci fai cavare. E se dovesse tornare Sofia, io gli direi l'ho fatto per te, per farti rispetto. Sì, farti rispetto. To! Boom boom. Ah, eccolo. Oh, finalmente. Com'è andata in televisione? Bene. Un successone. Già vedo le critiche sui giornali. Bruno. Vada di là. E perché di là? Vada a casa sua. C'è una sorpresa per lei. Or più nulla mi sorprende. Avanti. Vada a casa sua, non se ne pentirà. Sofia! È tornata Sofia! Sofì! Ciao! Scusi. Chi è quella là? Ah, che bella sorpresa! Dove l'avete trovata? Nell'uovo di Pasqua? Rimettetela subito nell'uovo e portatevela via! E io che pensavo che fosse tornata Sofia! Basta, la smetta con questa Sofia! Ma insomma, dopo tutto è mia moglie! Avrò pure il diritto, no? Prendela da bere, si sentirà. Grazie, bene. Non bevo. Ma chi è quella bonona? Il cavallo di ricambio! E che cavallo? Quando si cade da cavallo, bisogna... Ah, sì, lo so, bisogna prendere un chiodo per cacciarlo via! Ma vi assicuro, finché non avrò ritrovato mia moglie, giuro che non toccherò altre donne! Se la ritrovo, vediamo. Allora legga. Una lettera di sua moglie. Oh, Betty, ma che modi. A letto, a letto. No, non è educato. No, dica, a letto c'è stata e adesso se la vuole anche sposare. Ah, disgraziata fedifraga, mai gliela concederò il divorzio, mai. Ma poi dico, perché queste cose ve le scrivo a voi e non a me, eh? Voleva che lei lo sapesse nel modo migliore. Ah, grazie. Non le basta un amante, vuole due mariti, vuole. Ah, e io glielo concedo subito il divorzio, subito, immantinente. Si può divorziare per telefono? Presto, mi dia il numero di telefono di un avvocato, presto. Si calmi, presto. Si calmi, non faccia il bambino. Calmarmi io, sono calmissimo. Adesso vado di là e me la sbrana quella lì. Faccio vedere io. Poverina, è toccata a lei. Pazienza, mi fa pena. Allora, chiodo, scaccia chiodo. Complimenti, magnifica la tua idea. Che vuoi che ti dica? Per guarire da un uomo, io non ho mai conosciuto rimedio migliore di un altro uomo. Può darsi che guarire dalle donne sia diverso. Piuttosto non so come riusciremo a liberarci di quello là, accidenti. Mi metterei a piangere. Certo non sarà facile. Comincio a essere preoccupata. Avreste per caso una fascia elastica? Che è successo? È successo che io sono entrato. L'ho presa per un braccio e si è fatta male alla caviglia. Ma che? Una balla per abbreviare i tempi. Si è fatta sdraiare sul letto. Certo, si era fatta male alla caviglia. Ma guardi che sta benissimo. E lei come lo sa? Ma noi donne ci conosciamo, sta benissimo. Ah, meno male. Allora la posso, nel senso, mandare via subito.
Preparatemi un bel tè. Ci avrei giurato che funzionava, invece. Beh, può essere che le ragazze di oggi non ci sappiano fare. Io ti dico che non funziona lui. Dici? Eh no! No! Ma come si fa? Ma non si può mica! Ma così non posso, dico! Ma dove l'avete trovata questa? Ma chi l'ha sciolta? Ma lo sapete che ha fatto? Lo sapete? No, ce lo dico. Si è spogliata tutta quanta nuda! No! Ma insomma, proprio non le piace! È buona, ma non potete pretendere che adesso io, con tutto quello che c'è nella testa, mi metto a violentare quella là. Ma che violentare? Mi faccia il piacere, quella scopa come respira, secondo me deve avere 4 polmoni. Allora saranno contenti gli gatti. Se non le va, lasci perdere. Che cosa succede? Te lo dico dopo. Insomma, noi ci siamo stufate! Si sbrighi e basta! Scusate? Ma che vuoi ancora? Senta, scusi, facciamo finta. Facciamo finta di che? Beh, finta. No, perché? Tanto per fare contente le tre ziucce. Oh, ma che ti credi? Che sei comodi tuoi? Roba che all'asilo d'infanzia sono più maturi di te. Ma sai che ti dico? Che m'hai rotto? Ma io non sono stato. Siete tutti così alla televisione? In fondo non era questo granché. Anche tu. Per me voi siete due pazze. Ma come potevate pensare di darlo in pasto ad una tipa come quella? Beh, se non altro è servito a dimostrare che è un uomo di gusto, di qualità. Vabbè. Posso? Ma sì, io ve lo devo confessare, sinceramente. Quando entro nel vostro appartamento mi sento... mi sento in pace, sì, mi sembra di avere tutto, come si dice, pane, burro e marmellata. Sì. Pane, burro e marmellata. È pronto il mio tè? Eccolo! Che ore sono? Le 2. Chi sarà? Io non ho dubbi. Scusate, disturbo? No, si figuri. Credo di essere stato un villano, un caffone e un egoista. E siccome non è nel mio carattere essere invadente, volevo sdebitarmi. Ecco, questo è per voi. È un premio al quale tengo moltissimo. L'ho vinto al torneo di calcio della Rai. E che c'entra con noi? È un premio alla vostra bontà, voi siete le mie tre... Fattine! Sì, va bene, grazie. Ma ora vado a dormire, Sì, scusate, Grazie, buonanotte, grazie, buonanotte. Però... non cominciare a dire che fa tenerezza, No, però fa pena. Buonanotte. Notte. Notte. Sono Bruno De Santis. Buonasera. Il premio non vi premia abbastanza. È troppo poco per tutto quello che avete fatto per me. Io devo sdebitarmi. Ecco, queste sono le cose più care che ho. Questa, per esempio, è carissima. Mi è costata 2 milioni. È falsa. Questa è la foto dei miei genitori. E questo è un regalo che mi ha comprato Sofia in viaggio di nozze. Orrendo. E questo è il mio primo dentino. Un canino, sì, il mio dentino. E questo è l'elettrocardiogramma. Tutto regolare, niente paura. Ecco, tutto alle mie fatine. Grazie. Ma sì, del caso, però, che anche le fatine hanno bisogno di dormire. Bruno, mi creda, lei ci ha dato abbastanza, sul serio, grazie. Prego. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Bruno. Buonanotte. 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 Oh, ha paura star solo per il temporale. Oh, no, anzi, di nuovo, buonanotte. 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 È un caso patologico. È proprio a noi doveva capitare. Thank you.
sei stata tu a starnutire? No. Stavo dormendo. Allora tu? No, nemmeno. Sì. Oh, no. Oddio. Sì. Oh, ma che cosa è successo? Ma Bruno, cosa ha combinato? Su. Sono uscito a fare due passi per dar sfogo alla mia disperazione. Ma è fradicio. Ma non può stare così tutto bagnato, portiamolo dentro. No, grazie, vi ho già dato troppo disturbo. Io lì dormo benissimo, davvero. E perché non se ne va a dormire a casa sua? Ma è pazzo. No, quella non è più casa mia. Io lì non ci metto più piede. Su, mi è allergica. Lei non può rifiutare la sua casa. Ah no, gliel'ho detto, quella non è più casa mia. Ormai non c'è più niente che mi ci leghi. Niente, solo brutti ricordi. No, brutti ricordi. Non si è esagerato. Qualche bel ricordo le sarà rimasto. Nessuno. Lì non ho più niente. Ormai ho portato tutto qui. Pillolina. Grazie. Acqua. Grazie. Prego. Buonanotte. Scusa, è pugilato, è più romantico. Continua l'azione. Dai, dai, dai. Siete le mie tre fatine. Baci, Pinocchio. Ecco qua. Dai Tristano, dai, forza! Allunga! 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 Non ha allungato! Ma avevano detto che era un cavallo buono, che era il favorito. Non si diverte? Non le piacciono i cavalli? Moltissimo. Anzi, per concentrarmi meglio avrei preferito venirci da sola. Ah no, io no. Io pensavo di farle piacere. Per farle provare sensazioni nuove, cose nuove. Beh, tanto nuove poi. Adrista, tu vincerai solo il Gran Premio dei Brocchi. Non passano poco le foraggi, ma non mancano di pochi cavalli. Lascia fare a me. Ma come ti permette? Che si preoccupi, niente paura. La ringrazio, ma poteva evitarlo. Con gente simile è meglio chiudere un occhio, no? Beh, lasciamo perdere. Non capisco però perché un uomo vuole fare sempre il capo tribù, anche se sta con una donna di cui non gli importa niente. E se qualcuno le mostra delle attenzioni, che magari a lei non dispiacciono, beh, lui vuole menare le mani, picchiare. È costretto, perché con la donna l'uomo, anche se non gli va, deve essere forte, maschio, protettore. Ecco, appunto, protettore. Come dire che per l'uomo la donna è sempre una puttana. Non sempre, ma in certi casi ci riesce benissimo. Questo è un argomento scottante. Mi tocca. Non svegliamo le fatine buone che dormono. E io sarei la cattiva. No, anche lei è buona, ma non dorme. Non si è accorta che abbiamo saltato la cena? Io la salto sempre. Mai o mai. Vediamo se Simone ha lasciato qualcosa di buono. È una cuoca eccezionale. Sì, per questo non è stata fortunata. Mi fa male? Eh?
Digerisco anche i sassi. Ma no, intendevo il suo occhio. È viola come una melanzana. Cos'è? Una bistecca. Ottima. La preferisco alla griglia con un pochettino di limone. Ma che fa? Assorbe il gonfiore. L'ho imparato da giovane esploratrice. Ah. Se la tenga ferma con una mano. Eh? Ah, quando si dice il piacere della guerra. Ai, ecco che esce fuori l'uomo. Tutti uguali. Oddio. Certo che in un rapporto affettivo anche la carne ha le sue esigenze. E il vino? Che c'entra il vino? No, dicevo, c'è un pochettino di vino, per favore. Ah, sì. Ah, grazie. È la tentazione continua, ma bisogna saper resistere, perché dopo tante delusioni uno dice basta. Sì, basta, ha ragione. Può succedere che la difficoltà di vivere senza un uomo superi quella di vivere con un uomo. Sì. Ma lei non mi segue? No, l'ascolto con molto interesse, dica. Ecco, dicevo, siamo punto da capo. Sinceramente, oggi come oggi, se un uomo interessante, intelligente, simpatico, mi chiedesse... Le dispiace tenermi un momentino alla bistecca? Mi si è addormentato il braccio. Grazie. Mi capisce, Bruno. Può succedere che il caso, un incontro, risvegli vecchi desideri... Momenti felici. Mi ha fatto rivenire in mente mia moglie. Basta! Devo reagire. Ormai Bruno è fuori pericolo. E allora basta, fuori di casa. Altrimenti diventiamo matte con quello lì. Sì, e poi se si riammazza un'altra volta. Per me lui è ancora sotto shock. In questo periodo è così mogio. E poi non mangia niente. Insomma, non possiamo perdere tempo e stare a aspettare che il caso si risolva da solo. Io non ne posso più. Ah, è per questo allora che hai passato tutta la serata con lui. Fino a mezzanotte, anzi mezzanotte 10. E poi l'ho cenato in cucina, a cui mancava solo la musichetta di sottofondo. Vi ha sentito, sai? Ma è vero. Vedete che ho ragione? Che deve andarsene subito? La sua presenza incrina i nostri rapporti. Altrimenti Vera non si permetterebbe di essere insolente con me. Che cosa vorresti insinuare? Ma no, hai capito male. Io non voglio insinuare, io dico che la tua tattica è poco chiara. Ma è vero che sei stata fuori con lui fino a mezzanotte 10? Ma no, sarà stato mezzanotte 5. La mia tattica era di vedere se si azzardava a fare un gesto meno che rispettoso. Allora veramente non vi avrei più ascoltato e lo avrei sbattuto fuori subito. Ah sì? E naturalmente l'hai fatto, no? No, ma va messo fuori lo stesso. Sì, ma con che scusa? Probabilmente di te ha soggezione, non osa. O forse Betty non è il suo tipo. Ah, sì, forse. Magari non sei il suo tipo. Forza, Vera, forza, dai! Senta. Dai! Una gambe. Parola. Porca miseria, si fermi che non ce la faccio più, eh. Ma scusi, se non le andava di venire, perché mi ha proposto di fare sta gita? Per lei, per farla distrarre. Lei diceva che la bicicletta è salute. Ah, ma io lo dicevo per lei. La bicicletta fa bene alla circolazione. Certo, una macchina di meno. Faccia meno la spiritosa, forza, spinga, dai. Forza, su. Faccia uno sforzo. In fondo è facile. Come è salita. Faccia uno sforzo. Ma che fa? Ma che fa? Molli! Lasci! Non è sportivo! Vera! Venga! Aspetta! Attacca lei! Ah. Attacco pure io! E mi attacco sì, questo non tira! Ehi! Dove va? Ha vinto lei! È volata benissimo! Vera, ma che fa? E si alzi! Dai, si regge in piedi, forza! Gliel'avevo detto di non allontanarsi troppo. Dove ha lasciato l'auto? Mi auguro sinceramente che non ce l'abbiano rubata. Ci mancherebbe anche questa. Si stanno volando. Speriamo che non piova. Non vedo un tubo. Appena in tempo, siamo fortunati. Eh sì, la macchina è una gran bella invenzione, specialmente quando piove. Ci siamo impantanati. Metto questi sotto alle ruote. Ingrandi la seconda, aspetti il mio segnale. Capito? Parta al mio via. Capito? Bene.
Ho detto via. Forza! Aspetti! Sì! Che la copro io con la coperta! Sì. Si appoggi a me, sì. Fiduciosa! Nonno, c'è rimasta solo la camera matrimoniale. Ci vai così, se no tanti saluti. Va bene, allora la prendiamo. Ma Bruno, vuol dire una camera matrimoniale, io e lei? E beh, sbrigatevi, sennò va affogata a star lì. Ecco, eliminiamo le tentazioni. Salcicciotto. Venga, Vera! Ecco, questa mi sembra la soluzione migliore. Va bene? Va bene, no? Contenta lei, a me si figuri. Sì, va bene. Mi ricorda quel film che ho visto mesi fa in televisione. Accadde una notte, con Claire Gable e Claudette Colbert. Lei e lui sono soli nella stessa stanza. E tra di loro le mura di Gerico. Non è romantico, Bruno? Era lì fremente pronta a saltarmi addosso. E l'avevo capito perfettamente. E lo teneva a bada, sai, ma la situazione era imbarazzante. Metti un uomo ed una donna nudi in una camera da letto e... Beh, ragazze mie, è stata una notte d'inferno. Gli lasciavo giusto quel margine d'azione per compiere il passo falso. Mi stavo chiedendo fino a che punto avrebbe osato. Quando all'improvviso si butta sul letto. Mi fa. Vera, abbia pietà, non mi faccia commettere sciocchezze. Sono tutto un fuoco. Ardo dal desiderio. Poveretto, disperato è corso a mettere la testa nell'acqua. Infine si flagellava, capite, per non oltraggiarmi. All'alba me lo sono trovato che dormiva a terra accanto al letto come un cane stanco. Basta! Basta, basta, basta! Per fortuna domani si parte! È un mostro! Non ho mai incontrato un uomo così abile nel dominare i suoi istinti più brutali! Ah. Così cade ogni appiglio per liberarcene. Ma scusate, a me in fondo un uomo che la sera circola per casa mica mi dà noia. Anzi, saranno quei 20 anni che ho passato con quell'imbecille là. Ma Simona! Come puoi dire una cosa simile? Non ti rendi conto che stiamo diventando schiave? Passiamo la vita a occuparci di lui, facciamo solo quello che vuole lui! È arrivato a obbligare la povera Vera a pedalare sotto l'acqua. Tiene Betty alzata fino alle ore piccole per vederlo mangiare i piattini prelibati che tu passi tutta la giornata a preparargli. Sì, ma io adesso mi sono stufata e vi rimetto a prosciutto e formaggio, va bene? Così non si può andare avanti. E allora diciamoglielo francamente a questo signore. Ma diciamoglielo, eh. Ok, d'accordo, diciamoglielo. Cos'è che mi dovete dire? Ho sentito, Che c'è? Che so sti musilunghi, avete dei problemi? Non vi preoccupate, adesso ci sono qua io e ditemi tutto, no? Avrete notato come io riesco a risolvere i problemi con sicurezza, con decisione. Risolvo tutto con tranquillità e poi sono un uomo allegro, pieno di iniziative, pieno di attenzione. Un momento. Regalini. Per Simona. Per Vera. Voilà. E per Betty. Per Bacco. Poi boh, come dicevo Totò. Qua non si guarda in faccia nessuno. Si spende. Per Rini Rivina. Beh. Oh. Beh, che ne dite? Crema antirughe. Che squisita attenzione. Un libro di cucina. Favoloso. Ne parlavamo proprio adesso. Ma no.
Sì, sì, Simona ci stava dicendo che in questo periodo è presa da una specie di frenesia culinaria e che passerebbe la vita davanti ai fornelli. Però, ma che regali azzeccati. Carina. Beh, modestamente, io sono un uomo di mondo. A me mi fa molto piacere di farvi piacere che vi siano piaciuti. Oggi sono di ottimo umore. La televisione mi ha fatto un contratto nuovo alle stesse condizioni di quello vecchio. Molto bene. Comincio in autunno e fino a settembre sono libero. A vostra disposizione, ragazze. Meno male, che bello. E allora Pinocchio che ha fatto? Che ha fatto Pinocchio? Ha pensato, perché non portare le sue fatine in vacanza in montagna? Almeno per ripagarle in parte dei sacrifici che hanno fatto per lui, no? Ma che vedo? Le valigie, già pronte? Come facevate a saperlo? Ma le fatine vanno al mare. Al mare, ma sì, andiamo al mare, bene, tutti al mare, tutti al mare, ottima idea. Pessima idea, caro, noi andiamo a Rapallo per lavorare. E vabbè, allora se andate a Rapallo un uomo vi serve, per farvi da aiutante, da cavalier servente, da segretario, non so, che vi porti i bauli, ecco sì, i bauli. Ah. Si alzi, grazie. Ah. No, i bauli no, meglio le valigie, eh? No. 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 Camere sullo stesso spiazzo. Grazie. Ah, ecco, dimenticavo. Ci sono queste lettere per lui. Prego. Che c'è, che c'è? Uffa, è l'invito di Bertelli sul suo yacht. Ma quello con 100 mani? Sì. Ah, e mi volevate lasciare a casa, eh? Stasera tutta vita. E io come mi vesto, come mi vesto? Avete un bel pigiamino e se ne va a dormire. Ciao. È un nostro compratore. È una noia, una cena di lavoro. Finita la festa? No, loro sono ancora là. Io pensavo che lei si sentisse solo. Scommetto che non ha ancora cenato. Niente, no. 31.500, signore. Ah. Sono sei hamburger, quattro sandwich, sei birra. Masticavo sopra pensiero. Che bambino. No, la prego, non mi tocchi i capelli. Mi vengono i brividi. Ah, tutto nei capelli, come Sansone. Sì, mia Dalila. Notte. Ah sì, un po' umidina.
L'amore non è solo cieco, è pure sordo. Non si sono accorti che è finita la musica. Mi scusi, stasera parla al di sotto dei miei mezzi. Ma su, andiamo. Lei è così giovane. La vita per lei è piena di promesse, di tentazioni, di possibilità. È piena anche di belle ragazze che non aspettano altro che di essere coccolate, consolate, tenute fra le braccia. Così infelice e così seducente. Ma no. Ma sì. Ma no! Ma sì, creda a me. Vedrà che prima o poi fra le tante troverà una ragazza o una donna che, come lei, sarà reduce da una delusione amorosa e come lei avrà deciso di non amare mai più. Scusi. Che lei capirà e che capirà lei. Una che saprà trovare le parole che bisogna dirle perché sono le parole, Bruno, che lei vuole sentirsi dire. Scusi, Simona. Mi lasci finire. Una donna che le tenderà la mano e che farà finta di credere che sia stato lei ad avergliela attesa. Ma che fa? Piange. Ma non pensi più a quella brutta donna che gli ha fatto tanto male. Mi fa più male lei con la zampa della poltrona sul piede. Grazie. Ma perché non me l'ha detto subito? No, non ci siamo proprio. Conosco troppo bene i gusti delle mie clienti. No. Ma scusi, signora, non quali sono i gusti delle sue clienti? Non ci siamo, ma i miei. Vede, vorrei qualcosa di molto sobrio, di austero quasi, ma allo stesso tempo di colorato e di appariscente e che non dia nell'occhio. No, forse non ci siamo spiegati. Non so se rendo l'idea. È tutt'altro, capisce? No. Ah, no. No. Questo è meno caro. No. Questo è di prezzo medio. No. Ecco, per esempio va molto meglio un vestito come questo, è perfetto. Ah, pensaci bene, è esattamente quello che vado cercando. Lo farò copiare in tutti i colori, 300 pezzi almeno. Soltanto che questo vestito qui è il mio. L'ho comprato da Alfieri. Se riuscite a creare qualcosa del genere, fatemelo sapere. Grazie. Buongiorno. Adesso, Bruno, le tre fatine si sono rotte i coglioni. Il commendator Bertelli! È arrivato il commendator Bertelli! Presto, via! Subito! Giovanotti, troppo tardi! Buongiorno, commendatore! Andiamo, cara! Ho lasciato tutto il bagaglio sulla banca, v'ho fregati! Niente mancia! Oh, caro Nicola, come va? Bene, grazie, commendatore. Solito appartamento, spero, eh? Signore? Certo, commendatore, l'appartamento è a... Cavaliere, per favore. Ah, è stato fatto cavaliere del lavoro. Sì, cavaliere del lavoro degli altri, no. Ah, senti, chiamami subito quelle tre del Cosoli, quelle del Trenò, le aspetti in vicino. E che scendano col campionario, non siamo qui per divertirci. Bene. Ma dov'è che vai? Vado al golf. Sì, va bene, grazie, ridica che scendiamo subito. Oh. È arrivato Nick Manolesta. Cosa ha detto? Bertelli, è arrivato. Oh. Il signore mi incarica di dirvi che vi attende in piscina. Grazie. Chi ci rimanda? Perdono, cercherò di rendermi inutile. Pinocchio. Ciao. Ma insomma, ma guardi dove metti i piedi, no? Andiamo, Bertelli ci aspetta. Ma che va di moda? Che è successo? Attenti alle spalle, non mi avete sentito. Ah, che piacere. Buongiorno a queste belle bambine, dormito bene. Bene, grazie. E a lei è passata la sbornia? Sbornia? Mai stato così in palla in vita mia.
Ieri sul suo yacht ha promesso di comprare tutta la collezione. Pensavamo che avesse alzato un po' il gomito. Sì, io? Ma è stata quasi lucidissima. Ho detto che compro tutto, compro tutto. Ma... abbiamo qui il catalogo, vogliamo sedere? Ah, se parliamo di sedere, io sono sempre d'accordo. Ma davvero? Sì, perché sedere è potere. Ecco la collezione, gliela lasciamo. Ci sono i prezzi, i colori, tutta per lei. Così la può guardare con comodo. Vediamo. Ma che cose carine, ma come stanno bene, sono proprio carine. Buongiorno, la terza grazia, che carina questa. È una vostra creazione? Sì, è nostra. Molto ben fatto fuori e dentro. Ma... le belle il contenente, ma anche il contenuto, eh. L'unico non contenuto è lui. Ah, spiritosa la amichetta, spiritosa. Aristide? Signore, mia moglie. E noi stavamo parlando qui di lavoro. Vedo, vedo. Continua pure. Hai già finito la partitina, tesoro? Sì. Io intanto vado, ti aspetto su. Signore, buongiorno. Buongiorno. Io domando e dico! E dica! No, domando! Che bisogno c'è di farsi mettere le mani addosso da quell'energumeno lì? Davanti a tutti! Ma come? Io vi accompagno e quello vi sbaciucchia. Io vi mando i fiori e quello vi pomice. Io faccio di tutto per rendervi il soggiorno gradevole e voi così mi rincompensate? Oh, ma perché mi avete preso? Oh, ma io ho la mia dignità. Ma che vi credete? Io come vostro marito, come vostro uomo, che figura ci faccio? Ma scusi, non siamo mica le sue mogli noi. E vabbè, e io sono geloso lo stesso, chiaro? Oh, non sarà geloso di Bertelli, è innocuo. Ha la mano lunga, ma lo fa senza malizia. E chi se ne frega? Quello ha bisogno di una lezione e io gliela vado a dare quantunque non si inclina alla violenza. No, che fa? Vale la pena. Che fa? No, no, io adesso vado di là e lo sbatto al muro, lo sbatto. Sonchi! Champagnino per festeggiare l'accordo, eh? Ma commendatore, non si usa bussare. Oh, scusate. Io adesso vado di là e lo sbatto al muro, lo sbatto. 10% di sconto e facciamo l'accordo, pagamento contanti, eh? Eh sì, sì, però ne parliamo dopo, Ma dopo quando? Dopo! Qui, petti chiari, amicizia lunga, eh? Ma tu sei qui? Ma sai che è 2 ore che ti cerco per bere un goccetto? Attento al goccetto che fa traboccare il vaso. Poverino, ha preso 2 portate. Della frutta e del caffè ne faccio a meno. No... Il signor De Santis. Ecco la chiave, signora. Ah, c'è anche questa. Il signor De Santis? Sì, Bruno De Santis. Un attimo, lo ha detto adesso che c'è sua moglie. Caccio. Permesso, mi scusi, Vera. È lì, sì, la moglie. Ma la moglie di chi, scusa? Bruno, la moglie! Non possiamo rischiare il trauma, bisogna fermarla. Un trauma, tu dici? Sì, corri, vieni con me. In camera non risponde nessuno, la centralinista dice che non ha lasciato nessun messaggio. La signora De Santis? Sì, sono io. Noi siamo le proprietarie della boutique Trenoe. Ah, le famose consolatrici. E la terza dov'è, con Bruno? Si è deciso un po' tardi a fare la gelosa, no? Va bene, comunque ho deciso di riprendermi. Lo sapete, gli uomini passano, i mariti restano. Dov'è? Lui è andato a Milano. Poi è andato sì, un pochino più giù. Vera, Simona. Venite. Sono per lei se trova mio marito. Oddio, ne ha combinata un'altra delle sue. Ma che cosa? Qui c'è pure sua moglie. Sua moglie dov'è? Là. La strega laggiù. Ma che cosa ha combinato? Venite, venite a vedere. Subito non ve lo posso dire. Sai che di giapponese ho provato tutto meno che le donne, eh? Vai forte come le moto. Oh, scusa. You are more kind. You are so different da tue amiche. Loro dire sempre no, no, no. È regolare. Loro 3 no. Io, guarda socio giapponese, mi resti 3 no, un sì. Non tu sai come si dice sì in giapponese? Eh? Dai. No. Hai! Indovinato! Sì, si dice hai. Io ho visto te, sì, con mie amiche. Ah, sì. Tu, molte mani, troppe mani. Molte mani, molto male. Au, sai, san. Ti ho fatto male? Vabbè. Peccato. E te com'è che ti chiami? Fior di lotto, scommetto. No.
Fior di latte. Sì, mia carnagione è molto chiara. Davvero? No, fa vedere, no, no, fa no, vedere, no, dai, no, fa vedere, no? Prima a parlare affari. Capito? Sì. Portate il segno? Sì. Occhi, figlio. Dopo. Prima. Dopo. Prima. Dopo. Prima. Dopo. Prima. Dopo. Dopo, 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 dopo. Insomma, basta. Bruno è mio marito e io voglio sapere dov'è. Giusto? Ma se le mie amiche cercavano di impedirglielo, c'è una ragione, vero? Io me ne frego delle vostre ragioni, è facile supporle. Peggio per lei. Guardi, là, là, quella specie di donna. Oh, no! Cazzo, stai ferma! Tu tiri sempre alti? Sì. Oh, mia povera ventaglia, la raccogli. Quello, sorella, ma lo fai apposta? Io, molto emozionata. Tu, molto emozionata. Emozionata, ma allora ti piaccio. Ti faccio effetto. Andiamo? No. Prima affari, poi piacere. Delizie misteriose di donna orientale. Si rende conto della realtà? Ma non capisco. Mi è sembrato sempre normale. Beh, tanto normale non direi. Succede quando si resta scottati da certe donne. Ma che fa adesso? Cos'è quello? Un assegno. Come? Si fa anche pagare? Beh, sa, ormai lo fa per vivere. Neanche disoccupato. Contenta? Andiamo su. Se vuoi, prendimi! Che schifo! Sei fior di latte? Oh, non ti trovavo più. Oh. Sorry, pardon. Hai! Fedò! Metti a domani Fedò Santocolo da tua mogliera, grandissimo figlio di puttana! Yashimi Tamakoka, da 20 anni rappresentante della Itsubishi a Palermo. Amonine, vecciorta. Insomma, che maniere, io neanche ci fece caso, donna virtuosa sono. Oh, dopo, dopo. Ma quindi mica parla mai. Ti devo fare la mancatina. Senta, io so tutto di lei. Lei sottovaluta il mio istinto femminile. Guardi che qui... Guardi che qui c'è un equivoco. Lo so, lei. Ha ragione, tutto depone a mio sfavore. Ma sotto questo kimono batte un cuore di maschio. Io mi sono vestito così, vede? Per dare una lezione a suo marito. Bene. Vorrà dire che la ripasseremo insieme questa lezione. Ecco. Giù la maschera. Che fa? Fior di coso. Fior di latte. Allora, ecco. Sono qui, commendatore. Si riprenda sua moglie! Cazzo, è un uovo! Margherita! Margherita! Cosa sto facendo? Quello che da anni fai con le altre non fai più con me! Qui! No! No, no, signora! No, signora, guardi! Queste sono faccende private fra lei e suo marito, eh! Devo punire! Io non c'entro! No, io non c'entro niente! Non mi coinvolga! Margherita! Lei è un uovo! Bruno, dov'è? Sono qui! È chiuso lì dentro! Ma lo so, è lì con mia moglie, per poco non ci andavo io! Ma, Bruno, che cosa stai facendo lì? Ma non lo so, ancora non mi orizzonto! Aristide! Sono qui! Occhio per occhio, dente per dente! Commendatore, però io non collaboro! Sì, tu e concentrati! Aio, ma che fammi da... Aristide! In questo momento tu sei cornuto! Margherita, almeno fatti dar l'assegno. No, no, a me le donne mi piacciono, ma è che non ci riesco, sono bloccato. C'è qualcosa che non mi funziona qui. Eppure con mia moglie ero normale, anche di più. E adesso eccomi qua. Sono impotente. Come ha detto? Dice che è impotente. Ecco, brave. Strillatelo un po' più forte, così sentono tutti. Scusi.
A parte quella che gentilmente mi avete messa a disposizione a Roma. Anche la commendatore di ieri non era mica male, eh? Eh sì? Facevo per dire. Eppure niente, qualcosa devo fare, non posso mica andare avanti così. Altrimenti va a finire che un giorno o l'altro ci do un bel taglio e via. Bisogna sorvegliarlo, non possiamo lasciarlo solo. Ma dobbiamo anche pensare a lavorare. Come si fa? Beh, facciamo dei turni, no? Sì. Guardi, non è per tranquillizzarla, ma ieri al suo posto nessun uomo ci sarebbe riuscito. Dice? Ma certo, lo sappiamo bene noi donne, quanto sia paralizzante la forza, la violenza. Ah, sì. Vede, l'amore è una cosa meravigliosa, perché è una cosa meravigliosa, no? Sì, se ricordo bene, sì. Che si fa con dolcezza, per la gioia reciproca. Ma ormai è inutile, sono bloccato, sono bloccato. Non dica. Sono inceppato. Non si sa mai. Mi creda, Simona. Se c'è una donna con la quale mi sbloccherei volentieri è lei. Betty e Vera mi sono molto care, ma sono come due sorelle per me. È inutile. Non ci riesco, sono bloccato. Sono bloccato. Ma perché non proviamo? Tanto non ci riesce, sono bloccato. Il dottor Alfea ha detto che lei deve tentare. Ma io non ci riesco, sono bloccato. Beh, io ho il dovere di provare. Ah, sì? Tanto non ci riesce, sono bloccato. Non ci riesco, sono bloccato. Sempre uguale. Cioè? In catalessi. Vuoi dire che non si è neanche mosso? No, è molto meglio lasciarlo tranquillo a riposare. Non ti preoccupare, ci penso io. D'accordo. Tu vai. Bye bye. No, è inutile. Mi creda, Vera. Se c'è una donna con cui vorrei sbloccarmi, è lei. Simone e Betty mi sono molto care, ma sono come due sorelle per me. Ma è inutile. Sono bloccato. Il professor Alfea ha detto che è solo questione di tempo. Lei deve reagire. Ma sono bloccato. Bisogna pur tentare. Deve reagire. Sì, ma tanto non ci riesco. Reagire. Sono bloccato. Ai! Reagire. Sono bloccato. Ai! Reagire. Sono bloccato, non reagire. Ci riesco. Non ai! Reagire. Esiste, ai! Reagire. Non ci riesco. Ai! Reagire. Non ci riesco. Reagire. Non ci riesco. Reagire. Non ci riesco. Reagiamo. Ciao, come sta? In catalessi. La cosa più importante è che riposi tranquilla. Sì, sì, vai pure. Lascia fare a me. Notte. Tanto non ci riesce. Cosa dice? Il dottore Alfea ha detto che è solo questione di volontà, che io devo reagire, devo fare qualche cosa, andare con una donna. Se c'è una donna con cui mi tanto fare l'amore, è lei, Betty. Simone, è vero, mi sono tanto cari, ma sono come due sorelle per me. E non dirò niente, se non giocano altro, niente, sono bloccato, perché non mi aiuta a spogliarmi? Faccia qualcosa, si spoglia anche lei, su, forza, avanti, facciamo qualcosa, devo reagire, devo spogliarmi, devo... Il vento fra le fronne, il vento fra le fronne, il fronne in mezzo al vento, la la la... Lo vedete questo ragazzo? Anzi, questo stronzo. Beh, non potete ancora immaginare che importanza avrebbe avuto nella mia storia. Al nostro ritorno a Roma, la mia vita venne completamente ribaltata. Io, che ero stato sempre infelice con una donna, ora avevo tre donne che mi rendevano felice ed erano felici con me. Un'esistenza ideale, perfetta, che ogni individuo di genere maschile agogna sin dalla culla. Insomma, si completavano a vicenda formando unite un'unica donna straordinaria che riuniva le qualità di tutte e tre. Era come avere pane, burro e marmellata. Eravamo quello che si chiama una bella famigliola. Mi aiutavano anche nel mio lavoro. Per il sesso, beh, mi dividevo per tre. Ero io che fissavo la mia, diciamo così, disponibilità. Con segnali convenuti, avvertivo l'interessata di turno. Avevo inventato la segnaletica del sesso.
profilò a meraviglia, finché arrivò lui. Permesso? Permesso? Sì? Signora, le ho portato la roba, dove la metto? Ah, sì, va bene, grazie, di là in cucina. Per vento, fra le fronne. Che famo, segniamo o paga subito? No, 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 aspetti, pago subito. Quant'è? 59.600, c'è pure il conto vecchio. Hai capito. Un momento che prendi i soldi, eh? Lascio la cesta, eh? Mazza che casa. Roba da ricchi. Veramente non ti aspettavo stanotte, Betty. Come non mi aspettavi, caro? Il no. Segnale. Il segnale? Ah! Il segnale. Sì, scusa, scusami un attimo, eh. Sì, io improvvisamente. Giro di notte, chiudetevi dentro! Ai ladri ci penso io, gli faccio vedere io, ci penso io! Ma io mi domando e dico! Ma dove vi credete? Ma dove siamo qui? Ma dove siamo? Ma perché io... Come si sa, la miglior difesa è l'attacco. Che trovata! Geniale! Moge si ritirarono nei loro appartamenti. Ne ero uscito elegantemente. Permessa, buongiorno. No, la vita bella. Patine, patine, dove sono le mie patine? Non ci so. No. Addio. Grazie. Grazie. Come grazie? Che vuol dire grazie? Betty! 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 Oh no. Vera! 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 Simona! Di tre che ce n'avevo, una me ne sarà rimasta. Simona! Ma dove stanno? Ma che giochiamo a nascondino? Ragazze! Non facciamo... Dove sono le mie fatine? Dove sono andate le mie fatine? Chi? Che? Ah, sì, le mie tre fatine. Sì, le tre signore che abitavano qui, con me, qui, a casa mia. Ma le signore sono partite, hanno lasciato pure il negozio. Dice che affittano tutto. Ah, mi hanno ordinato di farmi dare anche le sue chiavi.
Ah, sì? E questo? Che vuol dire questo? Signore, il volo per Rio sta imbarcando. Ma sì, non vedo perché dovremmo rinunciare agli uomini. Ma allora perché contentarci di un uomo in tre? Certo, uno per una. Io direi tre per una. Arcercini, dov'è? Ecco, Arena, Arcovi, Erculeo, Arcana, Aresti, Rezzi, Arce, Arcisui. Ecco, Arpè, Arpè, dottor Gaetano, 475-3143. Mannaggia! Un telefono mi serve! Presto, un telefono! Un telefono! Sia lodato Gesù Cristo! Presto, un telefono! Scusatemi, il mio telefono è rotto. Sa com'è la SIP? Ho bisogno urgente di fare una telefonata. Sono l'inquilino del piano di su. Ah, sì! Ma stavamo per andare a tavola. Le chiedo perdono, le chiedo scusa, mi butto per terra, mi metto in ginocchio, faccio tutto quello che volete, ma ho bisogno di fare una telefonata vitale. Guarda, il telefono è di là. Posso proseguire in piedi, grazie. È qua? Sì, sì, prego. Di qua? No, 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 è di là. Di là. Breve. È un medico. Pronto? Pronto? Ah, signorina, sono io. Sì, sì. C'è il dottor Arpè? Come non c'è? Ma dove è andato? Ha ragione, mi scusi. Non sono affari che mi riguardano. Allora, senta, la prego, la supplico. Quando torna, gli dica di chiamarmi immediatamente. A che numero? Ah, sì, il numero. Ecco. 801-0448. Sì. Di chiamarmi immediatamente, grazie. È una questione di vita e di morte. Sa che è meglio di persona che in televisione? Ah, sì? No, no, anche in televisione viene bene. Io non mi perdo mai le sue trasmissioni. Sì, brava. Se fosse qui il mio povero marito, chissà come sarebbe contento. Ma cara, quando è morto tuo marito la televisione ancora non c'era. Beh, se vuol favorire. No, no, grazie. Mangiate pure. Beate voi che ci avete fame. Non faccia complimenti. Tanto per noi è come se fosse della famiglia. Con la televisione è sempre qui con noi. Ah già, se non disturbo passeggio. Salve. Questa è Mariuccia. È con noi fin da piccola. E per noi è come una figlia. Permetti. Beh, quasi quasi un goccettino di brodo lo prendo anch'io. Pretty house. How many rooms you say?